Povertà, degrado, perdita di valori è il ritratto impietoso che Papa Benedetto XVI ha fatto della capitale. E ci mancava il monito del Papa per gettare nuovamente delle ombre sull'amministrazione targata Veltroni. A vedere in che condizioni sono le periferie romane e a scorrere gli eventi tragici accaduti negli ultimi mesi è difficile dar torto a Papa Ratzinger. Per avere immagini, cartoline e storie da terzo mondo non è necessario andare in Africa o nelle favelas brasiliane. Basta allontanarsi di soli 11 km dal Colosseo e varcare i confini del Laurentino 38, periferia sud della capitale. Eccoli, i famosi ponti del Laurentino ospitano da anni storie di ordinario degrado. Prendete il signor Antonio, vive disperato da 15 anni in un locale occupato abusivamente al quinto ponte, in via Beppe Fenoglio. È invecchiato dentro queste mura umide, in attesa che il comune gli desse un alloggio popolare. Questi originariamente erano dei locali che dovevano servire per i negozi. Sì. Voi avete trovato questi libri e siete venuti qua a abitare. C'era il bar. C'era. A lei il comune, i servizi sociali, una casa non gliel'hanno mai data? Mai. L'hanno data a tutti, meno che a noi. Perché a voi no? Credo, stiamo aspettando. Dio, promesse, promesse. Quanti anni sono che sente promesse? Parecchi, sono 10 anni. E quando gliene fanno ulteriori, lei che pensa? Penso che sono una massa dei buffoni e basta. Lei al sindaco, a questi politici che hanno sempre promesso, questa roba qua gliel'ha fatta vedere? Come no? Hanno vista. E che le hanno detto? Che hanno detto? Eccoci qua. Quindi tocca chiudere sempre l'acqua, tocca. Qui chi c'è entrato di personaggio importante? Ci siete entrati voi e basta. Beltroni c'è entrato, il sindaco c'è entrato. È venuto con Beltroni, è venuto Alberto Voci, tutti. Pure tutti hanno visto in che condizioni vive. Quello è il suo bagno, questo è come vive lei. Bidè. E questa è la vasca, che vedi. Qui manco c'è il posto scaricarla, vedi, mi voglio prendere i secchi e la butta nel vate. Perché i tubi di scarico sono rotti. Esatto. Per questi butti là che ci buttano i pannolini e i cosi, là come si chiamano, quelli che si mettono, tutto, buttano tutto giù. Ho speso un sacco di soldi di dietro, mi moglie è andata là, sfasciato tutto, sono cascate giù le peggio cose del mondo, preservativi, pannolini, tutto. Queste mignotte che stanno qua sopra. Il comune denominatore al quinto e al sesto ponte è l'illegalità diffusa, gli allacci abusivi. Ci sono addirittura certificazioni delle ASL che dichiarano le condizioni igieniche aberranti e sconsigliano a tutti di vivere in quei locali. Le regole che valgono negli altri quartieri qui non fanno testo. Un anno e mezzo fa, in piena campagna elettorale per la rielezione del sindaco, vennero abbattuti 3 ponti, il nono, il decimo e l'undicesimo, nel tentativo di riqualificare la zona. Qui invece le ruspe non sono mai arrivate e la cosa che deve far preoccupare è che la prossima campagna elettorale è lontana. Quell'altre 2-3 saracinesche, nell'interno ci sono le abitazioni degli occupanti. Ma chi ce li butta tutti questi rifiuti qua? E questi noi ce li abbiamo trovati e quindi la gente ci si è abituata, seguitata a buttare. Mo adesso qui è pieno di topi, c'è una situazione sotto l'aspetto igienico-sanitario per i bambini, per le persone anziane, mica tanto piacevole, è pericolosissimo. In questi locali sono pieni di sporcizia, sì, o ci sono gli occupanti, sì, come il signor Antonio? Sì, ci sono qui 45 famiglie che hanno occupato da svariati anni, chi più, chi meno, chi 10, chi 5, chi 3, chi 1, che addirittura c'è una famiglia che è entrata l'altro mese
che non trovano soluzioni abitative e se sono schiaffati dentro un locale che hanno trovato libero. Senta, qui questo cavo della luce, questa è la luce, sì, della scala, la luce condominiale, insomma. Mi sa, no, che ve la siete... della scala, diciamo. Ve la siete organizzata, sì, voi? Sì, sì, è un allaccio abusivo. Oramai lei con quelle macchie di umidità ci convive? Beh, diciamo che sono anche pericolose, perché lì sotto a quella cosa che vede c'è amianto, quindi non è molto salubre. Qui lei vive tra l'amianto, l'umidità, i topi, spazzatura, fili della corrente elettrica che penzolano. Sì, viviamo neanche al livello del terzo mondo, perché questo ponte è il ponte della vergogna del Laurentino 38, dovrebbe sparire. Acquisterebbero salute gli abitanti che ci stanno vicino, perché alla mattina devo vedere io dalla finestra le mamme con i bambini piccoli che portano al nido i bambini che fanno così per la grande puzzo che c'è. Una curiosità, sì. Lei sulla porta di casa ha attaccato tutti i consiglieri comunali di, sì, Roma, sì, sì. Così se li ricorda tutte le mattine? Sì, è una mia abitudine che ogni passaggio di consegne io mi tengo... diciamo conservato tutti i nuovi inseriti nelle varie istituzioni. Senta, prendiamone qualcuno a caso, ad esempio questo qui, vede questo come questo sorride, lei ci ha mai parlato? Sì, ci ho parlato. Anche quest'altro, questo qui sembra sorridere anche lui. Lui è addirittura è venuto a visitare, quello è il delegato del sindaco di Roma. Secondo lei avrebbero sorriso così tanto se fossero entrati dentro casa sua a farsi la foto? Ma non credo, non credo. Dispiace trovare una situazione del genere quando c'è un municipio bello al primo ponte tutto rifatto, ultimi ponti sistemati e questo ponte abbandonato, insomma, al degrado. Questo vale per tutti, credo. Al primo ponte c'è la sede del 12° municipio, guidata da Patrizia Prestipino, giunta di centrosinistra. Anche l'amministrazione municipale sembra avere le mani legate ed assiste, quasi impotente, al triste spettacolo. Finché non ci sarà uno stanziamento di fondi, tutto rimarrà così. Finché l'articolo 11 è bloccato, ahimè, lì soldi, finanziamenti e interventi sul ponte del Laurentino non ce ne saranno. E allora che si può fare? Bisogna accelerare il corso dei tempi, perché le persone continuano a vivere in quella maniera. Se l'articolo 11 non si sblocca, se veramente non sarà possibile ristrutturare il ponte, perché non pensare invece di fare degli appartamenti su quel quinto ponte, invece di abbatterlo come è stato per il nono, decimo, undicesimo, che insomma tanto è un'estrema ratio, ma poi comunque ha dei costi molto alti. L'idea di trasformare tutto quello che sta lì in appartamenti. Di diverso avviso l'opposizione, che vorrebbe abbattere tutto e dare alloggi popolari a chi ora abita in questi locali malsani. Noi abbiamo un esempio positivo e molto importante sul quale negli anni passati ci siamo battuti fortemente, quello del progetto di demolizione e riqualificazione degli ultimi tre ponti. La demolizione è stata fatta, la riqualificazione ancora no, il comune ancora da un anno deve approvare la delibera, ma comunque quella demolizione oggi ha portato un miglioramento per gli ultimi tre ponti. Pensiamo che anche sul quinto e sesto si possa riproporre lo stesso progetto. In attesa che venga presa una decisione, qualsiasi essa sia, chi vive in questi locali deve stare attento anche a non rimanere fulminato, perché a Laurentino 38 c'è anche questo pericolo. Questa è la centralina elettrica di tutto il sesto ponte. Si entra, chiunque vuole può entrare. Questi c'è corrente. Non mi sembra a norma questo. Questo è tutto abusivo, tutto allacciato abusivo. Tutte le abitazioni occupate qui sopra, tutti i locali occupati. Si sono tutti allacciati abusivamente per avere corrente.
questa qui fuori c'è una fermata dell'auto, qui tante volte si allaga di acqua, questo è tutto ferro, basta un bambino che tocca la porta. Qui quando piove si allaga qua dentro. Quest'acqua che scola dal quinto ponte non è acqua piovana, ma sono gli scarichi dei bagni, perché le fogne al quinto ponte non esistono e ogni volta che qualcuno va al bagno e scarica, l'acqua arriva qui, in mezzo alla strada.